Scuola Artigiana edizione 2015-2016 è arrivata al suo epilogo. Vogliamo proporvi alcune interviste che abbiamo realizzato nei due luoghi dove quest'anno si sono svolti gli incontri conclusivi. Grandi numeri per la Scuola Artigiana, un progetto per dare futuro ai mestieri di Confartigianato Arezzo che da anni si propone di avvicinare la scuola al mondo dei mestieri artigianali e quest'anno grandi sono stati i numeri. Quest'anno siamo arrivati a dei numeri importantissimi, oltre 2000 ragazzi, 50 artigiani che si sono prestati a questa attività, per cui continuiamo ad essere in crescita e questo vuol dire che l'intuizione che abbiamo avuto ha avuto, diciamo, il degno coronamento in quest'anno. La Banca Valditiana è nata come cassa rurale ed artigiana e pertanto è il nostro modo di fare banca si è abbinato veramente molto bene con l'iniziativa di Confartigianato. Collaboriamo ormai da molti anni con l'associazione e devo dire che quest'anno siamo veramente anche noi molto contenti perché i risultati e i numeri che ci ha poc'anzi detto il direttore sono veramente interessanti e soprattutto sono interessanti i lavori che i ragazzi hanno portato avanti in questa edizione, una vera riscoperta degli antichi mestieri. 132 classi coinvolte, 23 plessi scolastici e 11 istituti comprensivi, tra cui l'Istituto Garibaldi di Capolona Subbiano. E ormai questo è il quarto anno che la nostra scuola aderisce a questa grande opportunità che ci dà Confartigianato. Questo progetto ha coinvolto in modo veramente entusiasmante i nostri ragazzi e anche i nostri insegnanti, e perché proprio ha dato loro la possibilità di sperimentarsi anche con delle abilità che in questa generazione di nativi digitali spesso vengono perdute. Dunque parlo delle abilità manuali, parlo della creatività, parlo della capacità e del gusto di imparare a fare con le proprie mani e poi di avere proprio la soddisfazione di aver creato qualcosa e che quel qualcosa viene fuori da te, dalla tua creatività, dalla tua voglia di fare, dalla tua fantasia. E poi anche la possibilità, però non dimentichiamolo, di applicare il digitale, che comunque fa parte del mondo dei nostri ragazzi, di poterlo applicare a quelle che sono le tradizioni, i mestieri tradizionali. E quindi questo è stato molto importante proprio perché ha aperto loro un futuro del quale non avevano la minima conoscenza, cioè pensare che alcuni mestieri che sembrano antichi, che sembrano ormai non più da utilizzare, invece sono ancora delle grandi opportunità per la loro vita e per il loro futuro. Senti Costanza, quali sono stati i momenti più belli? Sì, quando abbiamo pensato come cosa volevamo disegnare nei nostri quadrettini e poi tutti insieme li abbiamo arricchiti con tutti i pezzi di vetro che avevamo trovato lì nelle cestine che ci avevano dato a disposizione. Aurora, che esperienza è stata? Ti è piaciuta? Sì, è stata molto bella. Abbiamo fatto soprattutto il progetto della fotografia, cioè è venuto un artigiano a farci vedere come era meglio fotografare e come fare queste foto. Un progetto di 264-300 ore di lezione svolte dagli artigiani. Importante per dare un futuro ai mestieri partire dalle scuole? Assolutamente importante, il mestiere artigiano è un'arte, no? Artigiano, il lavoro con le mani è la cosa più importante che possa trasmettere alle future generazioni quello che è stato fatto dai nostri avi e quello che anche loro potranno fare. Quindi con Confartigianato Impresa Arezzo abbiamo intrapreso questo percorso proprio per trasmettere a questi bambini quello che è il fare artigiano. Proprio essere artigiano significa fare con le mani, creare con la mente, e quindi è un'esperienza che ormai è ripetuta da diversi anni, ma un'esperienza veramente bellissima perché i bambini soprattutto li vedi interessati, eccitati quando li fai lavorare, quando gli fai vedere queste cose. È veramente una cosa incredibile quanto sia importante cominciare anche con i bambini a far capire quanto è importante il mestiere artigiano. E quindi anche i prodotti che poi vanno anche ad acquistare, non sì, soltanto per i loro
Assolutamente sì, perché poi quello che viene fatto con le proprie mani, non solo con le proprie mani, perché qui parliamo di artigiani che sono anche artigiani tecnologici, usano le macchine, usano le attrezzature, però diciamo che la mente e il pezzo è sempre un pezzo unico. Quanto è importante come viene prodotto, come viene realizzato, e quindi quando si va a acquistarlo, l'acquisto di un bene che è stato fatto con le mani, con il cuore, con la sapienza, con l'arte artigiana. Questo è quello che vogliamo trasmettere ai bambini, perché possano appassionarsi anche a questo mestiere, al mestiere artigiano, che è molto, molto importante per trasmettere anche, diciamo così, idee, memorie del passato e riproporle in veste più moderna. Diciamo così, la gioia di un artigiano che magari un giorno scoprirà che uno di questi ragazzi ha scelto di lavorare 24 ore al giorno, ha scelto la manualità, ha scelto di creare e ha scelto fare impresa. Esatto, quello è il massimo che uno può aspirare, la persona, l'artigiano che riesce a creare un nuovo artigiano e magari aiutarlo ad aprire anche la bottega. È il massimo che si può aspettare. Molti mestieri vengono persi proprio perché non si trova, oppure le nuove generazioni non capiscono l'importanza di saper fare certi tipi di mestieri. Quindi noi stiamo perdendo l'essenza delle nostre origini. Anche la Camera di Commercio è stata vicina a questo progetto Scuola Lavoro promosso da Confartigianato Imprese. Serve tutto, ma serve soprattutto per far capire ai giovani che ci sono anche tante, molteplici opportunità. Sì, questa è una palestra di vita, una palestra di impresa. Partendo dai giovani riusciamo a far capire quanto importanti siano anche dei mestieri tradizionali di cui si sta perdendo l'identità, quindi avvicinare i nostri giovani a tanti mestieri antichi ma rivisti in chiave attuale è importantissimo per valorizzare il nostro artigianato, che è un artigianato di qualità, di creatività e di fantasia. Quindi partiamo dai giovani scommettendo sul futuro dell'artigianato. Direttore, significa anche che qualcosa è stato sbagliato in passato, soprattutto nel mondo della scuola. Ma guardi, noi parliamo molto oggi di formazione duale, che sarebbe il modello tedesco che abbina corsi in classe con corsi presso le imprese. Ecco, questa è un'anticipazione del sistema duale. Consentire ai ragazzi di frequentare sì corsi teorici a scuola, ma anche di avere applicazioni pratiche in impresa per patrimonializzare questa esperienza nel loro futuro professionale. Atmosfera di grande entusiasmo alla Borsa Merci per la conclusione del progetto promosso da Confartigianato, un progetto che avvicina ai mestieri tanti ragazzi. Nedo Baglioni, che significato, che scopo ha avuto questa iniziativa? Allora, questa iniziativa per noi che rappresentiamo il gruppo Giovani Imprenditori ha avuto un valore assoluto, cioè l'artigiano che si evolve, l'artigiano di seconda generazione, attento anche alle tecnologie nelle quali i ragazzi sono fortemente, alle quali i ragazzi sono fortemente attenti. Noi facciamo capire che l'artigiano è anche consapevole di questi strumenti e li utilizza nella maniera corretta. Quindi nasce l'artigiano 2.0? Boh, se vogliamo sì, comunque un artigiano sempre attento a quelle che sono le esigenze e lo sviluppo di un mondo tecnologico. Però è un dato oggettivo che molti ragazzi sono stati avvicinati anche per sfatare un tabù, diciamo, ideologico. Molti pensano che fare l'artigiano non convenga, è più facile magari andare dietro una scrivania. Sì, forse sì, però penso che la soddisfazione di creare qualcosa con le proprie mani vada insegnato ai ragazzi, con le proprie mani, con la propria testa, con il proprio ingegno, e avere la soddisfazione di un lavoro che abbiamo fatto noi. Penso che questo sia, forse vada oltre anche al guadagno economico che uno ne può avere. Comunque gli scontri sono stati positivi, perché tanti ragazzi, insomma, si sono avvicinati, hanno scoperto un pianeta nuovo. I ragazzi hanno risposto con l'entusiasmo dei ragazzi, veramente. Hanno visto cose, hanno imparato e qualcuno ovviamente diceva da grande farò questo, per cui sì, entusiasmo da vendere. E ci hanno insegnato un sacco, come mettere ancora più entusiasmo in quello che facciamo.